in questo nuovo video della Vita in Città 2. Quest'oggi finalmente c'è qualcuno di nuovo all'interno della serie e andremo subito a trovarlo. Quindi preparatevi, speriamo che abbiate indovinato di chi si tratta, però io non vedo l'ora. Tra l'altro venderà un po' di oggetti, non sappiamo bene cosa, ma venderà un po' di oggetti che non si possono al momento trovare da nessuna parte. E se non sono troppo costosi, qualcosina mi sta tanto che ce la compriamo, quindi rifiniamo i soldi. Quindi per avevi ragione, ci dovevamo prendere i 4 di Silver. Cosa avevo detto? Invece guarda che cosa... Avevi ragione. Cosa me ne faccio se sono povera? Avevi ragione, Fer. Ok? L'ho detto. Fine. Sei contenta? Sei contenta? Sì, grazie. Finalmente mi dai ragione almeno una volta nella tua vita. Andiamo, forza. Andiamo. Dovremmo trovarlo al villaggio del sindaco. Muoviamoci. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Oh, salve. Oh, buongiorno. Ma salve, come state? Salve. Buongiorno. Molto bene ora che la vedo con quell'armatura di diamante. Mi piace. Che potrebbe regalare bellissima. A qualcuno, vero? La vuole? Per caso gliela vendo per tanto? Costa tantissimo questa. Non ho i soldi al momento. Beh, scherzo, non è vendita, è troppo preziosa. La compravo volentieri se avessi avuto i soldi, ma non ce li ho. Non ce li abbiamo. Allora, lei quindi è un mercante che va in giro per tutto il mondo? Esatto, non sono sempre qua, viaggio per il mondo e adesso mi sono fermato qua in questa bellissima cittadina. Ok, e quello scudo è in vendita? No, questo costa troppo per voi, mi dispiace, passate un altro giorno. Allora, ok, vabbè, ho capito che le cose veramente preziose non le vendi ancora. Ci dica un po' cosa è in vendita, ci faccia vedere. Allora, sta rubando pure. Vendita. No, io non rubo nulla, no, sono onesto. Ho è un mercante zaino. Furfante, okay. Zaino, carino. Bello tre questo. Di argento. Aspetta. Ok. Poi cos'altro abbiamo? Sì, parecchio, potrebbe essere molto utile per l'inventario. Poi queste spine di bambù per 32 di bronzo. Bene. Spine di bambù. Il bambù va preso. Ma è una sorta di trappola? Esatto. Sì. Avvelenamento ai vostri nemici. Potrebbe essere utile. Ok, e non costa neanche troppo. Quanto costava? 32 di bronzo. 32 di bronzo. Però l'una? Sì. Esatto, è l'una, cosa pensate voi? Non è pochissimo. Però è bambù, Fer. Vabbè, ma non è pochissimo. È bambù. Cioè, non è che te ne dà 5. È bambù. Bambù è bambù, Fer. Esatto. Che altro abbiamo? Ascolta, che altro abbiamo? Poi ho una mela ogni 5 di bronzo. Tienitela, non ci serve. Ok, no, le mele no. Beh, forse d'oro ci parleremo. Un baule con la chiave per un argento. Questo è molto utile perché il baule che permette di essere chiuso a chiave e che gli altri non possono aprire. Esatto. Così Marco non ci ruba più le ossa. Infatti, perché deve sapere il signor Loco che a noi rubano un sacco di cose. Quindi ma come? No, allora, dovete prenderlo subito. Questo è un acquisto molto interessante. Ha qualcos'altro ancora? Ho un'ultima cosa. Ok. Una pozione di invisibilità per 50 di bronzo. Carina. Questa potrebbe far comodo in certi momenti, Fere. Ah, allora ci sono un sacco di belle cose. Il problema è che abbiamo pochi soldi, Steph. Ma, no, ma come pochi soldi? Allora, mi hai detto che siete ricchi. Allora, no, col eravamo cavolo. Ricchi. Il problema è che Marco ci ruba tutti i soldi quando prendeva danni. In questo momento abbiamo due monete d'argento. Ma io di minimo vorrei comprare sia il forziere con la chiave, sia il backpack. Lo zainetto è fighissimo. Ah, le trappole di bambù no? Vabbè, quello tanto costa poco, nel caso ce la prossima facciamo. Volta, esatto. Allora, facciamo così. In questo momento ci compriamo con una moneta d'argento il baule con la chiave. Ok, grazie. E cerchiamo entro la fine dell'episodio, ecco, prima che lei riparta e se ne rivada via, perché non sappiamo poi tra quanto tempo tornerà da queste parti. Cerchiamo di guadagnare abbastanza soldi per lo zainetto. Ok, va bene, sì, mi piace molto. Dovrebbe essere fattibile. Perfetto. Ok, grazie mille dell'acquisto. Grazie, lei è veramente un ottimo mercante. I prezzi mi sembrano anche onesti. Perfetto. Quindi, grazie. Grazie. La prossima volta gli alzo allora. Spero... No, andavano benissimo. Spero che ci vediamo più tardi. Se non ci vediamo, vuol dire che non abbiamo fatto i soldi. Che abbiamo fallito. Quindi. Arrivederci. Buona giornata. Ah, che bell'acquisto che ci siamo fatti. Il baule con la chiave, così non ci possono più rubare le cose. È fantastico. Allora, andiamo a piazzarlo subito a casa. E abbiamo bisogno di vendere un sacco di roba. Comunque, avete capito bene, Loco è nella vita in città, ma viaggerà. Quindi non sarà costantemente qui, lui ogni tanto arriverà in città e appunto avrà nuovi oggetti che ci venderà. E noi avremo soltanto quell'episodio per poter fare gli acquisti. Quindi alcune volte riusciremo a comprare le cose, altre volte no. Ed è una cosa molto carina. Non so se avrà una casa qui da noi, proprio perché va tanto in giro, però potrebbe essere. Potrebbe. Quindi è un modo molto interessante. Ovviamente in futuro ci potrebbero essere anche altre
delle persone che arriveranno, ma questa è una cosa che vedremo più avanti. Allora, ho visto sia Marci che Marci che vogliono venire. Esatto. E se ho letto bene, Marci ha chiesto uno stone cutter. Allora, lo stone cutter fare non è troppo difficile, quindi io non ho idea di come si tranquilla, faccia. Tranquilla, è abbastanza easy. Lo possiamo okay, iniziare male. A fare, perché basta mettere a cuocere un po' di cobblestone. Ok. Ok, allora voglio vedere il forziere. Ma lo piazziamo su o giù? Secondo me è più da su. Dici? Sì, perché qua sarà tutta la zona fornaci, fabbro. Ok, ok, però voglio vedere subito. Ok, lo perché piazziamo. Io in pratica non l'ho visto. Tu l'hai comprato, ma non ho visto quasi nulla. Allora, lo mettiamo tipo qua? Sì, bellissimo. Ok. Guarda, allora, tu praticamente fai così. E dice, associa tu questo baule ad una chiave per aprirlo. Mi sono un po' incattato. Aspetta, dimmelo, quindi associa questo baule ad una chiave per poterlo aprire. Bravissimo. Quindi io faccio così. No. La chiave, vedi che adesso sbrilluccica. Sì, lo vedo. Prova ad aprire il baule. Io non posso. Per poter aprire questo baule devi associarlo ad una chiave. Se io faccio così. Aspetta. Forse è perché ho lo scudo in mano. Un attimo. Non funziona. Mi scusi. No, felato. Ok, al momento non funziona. C'è qualcosa che non va bene. Ci pensiamo in altro modo. Perché facciamo sempre figuracce? Io piango. È colpa tua, secondo me. Allora, ho sentito rumori da sotto casa. Esatto. Perché secondo me eccolo, qualcuno stava rubando di nuovo. Allora mi sto già triggerando. Eppure io. Mi scusi. Mi scusi. Cosa stavo facendo? Sì. Che sentivo le qualcuno le per caso ha aperto questa cassa cercando della ossa che non c'era, no? Io non ho aperto nessuna cassa. No, io le sentivo aprirsi e chiudersi tutto il tempo. Avete sentito, ragazzi, questo rumore? Sono i meteoriti che cadono. Però sono i meteoriti che cadono. No. A me dispiace che 34 ossa ce li ho proprio nell'inventario. Sì, bello, mamma, carine, bello. Peccato che qualcuno non possa rubarmele dall'inventario. Potrebbero essere molto utili, sai, per le mie farm queste ossa. Ho capito, è molto interessante. Vuole pagare? Ma che cosa deve pagare le ossa? Ma da qua devo pagare? Ma le avete rubate da delle tombe? Appunto, non mi interessa. No, è stato tu le hai rubate da noi. Non ti interessa allora, come le abbiamo allora, prese. Io scusa. Sono qua per comprare dei golosissimi bucket di iron. Okay. Quindi mi date i bucket di iron. Me ne servono due, me ne servono. Ovviamente a un prezzo modico, dato che uno me l'avete regalato. Io pensavo di darvi giusto quei 30 di ferro. Dai, allora, sapete, campione. Sì, dimmi. Campione. Dimmi. Allora, sì. A parte che 30 di monete d'argento va bene, grazie. No. 30 di bronzo, sto guardando. Sto già preparando qua. Hai detto di ferro, campione alla registrazione. No. Sai perché non Steph ho mai detto. Alla non coda ho mai di detto paglie, quindi si intrippa. Ma io non ho mai detto. Perché c'è allora, giovani, io non ho mai detto questo, avete capito? Ok. Allora, comunque, le informo che il ferro costa 30 l'uno, quindi può fare da solo il calcolo sul prezzo. Sono una moneta d'argento e 80 di bronzo. Aspetta, no. Allora, 30 per uno per fare costa 90, ma comunque, quindi ho sconto 80. 90 per due? Ah, a 180? Già. Quanto? Già, campione. Ci vendichiamo di tutte le zuppette che ci fai comprare, campione. Steph, oggi, guarda. Mi serve, dai, un po' meno, dai. 160 è il massimo a cui arriviamo. 150 e ti allungo una zuppa di pomodoro. Accetto. Okay, ci sta. Ti piace questo, eh? Sì, va bene anche il baratto. Allora, 64 più 64 fa 128. 130. Facciamo così. E me ne servono altre 20 qua. Mamma, un infarto mi sta venendo a dividerle. Ma quante? Steph, ci possiamo comprare lo zainetto così. Infatti, dobbiamo fare business noi qui. Sì, ma come sì, zainetti? Lo vende Loco. Sì. Loco? Sì, è vero, sì, chissà cosa mi venderà. Allora, mi dà per favore questi bucket. Uno e due. Ah, e nello scambio c'è anche del bone, mi hanno detto, sa? Mi hanno proprio detto. Sì. In un modo o nell'altro non lo grazie, paga grazie. Mai. Grazie, cioè, in un ma modo grazie o nell'altro, secondo me, veniamo sempre mezzo truffati. Non vorrei dire, però... Allora. Sì, dimmi. Però abbiamo quasi soldi per lo zainetto. Okay. Vabbè, io allora, sto pensando solo allo zainetto. Io me ne vado, ma sappiate che oggi avrete una sorpresa. Niente più zuppe. Vi dico solo questo. Finalmente. Soprattutto due cuori. Wow! Questo è un miracolo. Troppo gasato, io ho paura. Costerà uno d'argento. Addio. Esatto. Addio. Ciao amici. Ciao. Def, Fere. Sì, salve. Oggi siamo bravissimi. Ci dica. Ciao. Sì. Vi ricordate che tanto ma siete livello 10? Sì. Sì. Guarda. Calma, non voglio problemi, amico. Guarda cosa fare invece. Sei sicuro di volerlo vedere? Molto importante questo, guarda. Oh mio Dio. Ok, non voglio sapere dove l'avete ottenuti, non mi interessa. Quello che mi interessa è, vi ricordate quando tempo fa vi avevo chiesto una pietra, una gemma? Sì. Viola. Sì. Ne avete trovate, vi prego. Sì. Due. Due, però.
Perfetto, quello che mi servono. Difficil- non ne abbiamo mai trovato altre è per adesso. È stato difficilissimo riuscire a prenderle perché la caverna era piena di mob. Guarda caso, difficilissimo. Guarda i video, guarda i video. Guarda i video, ci sono le prove. Sono queste, sono corrette almeno? Sì, si chiamano Source Gem, giusto? Esatto, sono loro. Le gemme della mana, giusto? Esatto. Bene, bene, bene. Quanto volete? Uno. Ti prego. Ma uno di bronzo, va bene, tieni. No, un po' di più forse, vabbè, ok, ho capito. Secondo me è un buon prezzo, considera che davvero non le abbiamo mai viste ancora di nuovo. Sì, più che altro a te servivano anche i lapis. A me servono i lapis, ma soprattutto mi serve della pietra normale, non cobblestone. Ce l'avete? Tipo 16, potreste regalarmela essendo che siamo buoni amici. Allora pietra però, quindi pietra, non cobblestone. 16. Pietra, 16, sì. Ok, sì, ce li ho. Ok, me la regali? Gratis è un po' troppo, secondo me. Però va bene, giusto perché tanto verrà ad acquistare. Posso regalare un libro in futuro? Un libro incantato. Va bene. Dai, sì, va bene, va, va bene, bene. Va bene, va bene. Poi tanto so che sarà acquirente per avere questa bellissima armatura. Esatto, fantastico. Grazie mille. Ah, i lapis, avete lapis? Ancora no. Però cerchiamo di trovarteli entro la fine dell'episodio, promesso. Va bene, tanto al momento non mi servono, quindi grazie mille. Perfetto. Va bene, ciao ragazzi, è stato un piacere fare affari con voi. Ciao ciao. Per oggi stiamo commerciando tantissimo. Ma quanti affari, non facciamo nulla, stiamo solo commerciando. Però, Fere, buona notizia. Abbiamo in questo momento, credo tipo 3 monete e mezzo, una roba del genere. Bellissimo. Aspetta che trasformo, facciamo in questo modo. Ok, abbiamo in questo momento 3 monete d'argento e 56 di bronzo. Okay. La mia domanda è, vogliamo spendere tutti i nostri soldi per lo zainetto? Allora, quanto costava? 3. Quindi ci rimarrebbero 56 di bronzo. Così tanto? Già. Mi ricordavo un po' meno, mannaggia. No. Però, Fede, loco, chissà tra quanto tempo tornerà. E quindi se torna tra un sacco di tempo, e chissà se poi la prossima volta avrà di nuovo lo zainetto. Perché comunque i commercianti cambiano sempre le loro merci. Quindi non lo so, Steph, decidi tu. Cioè non lo so, allora... Però aspetta, dobbiamo vendere anche lo stone cutter a Marci che ho appena creato. Quindi devo dire che almeno abbiamo anche la possibilità di guadagnare ancora un pochino. Allora proviamo a vedere se riusciamo a vendere anche questo a un prezzo decente. Ok. Ok, perché comunque considera che richiede un pezzo di ferro. Sì. Quindi almeno 40 di bronzo dovremmo riuscire a venderla. A quel punto abbiamo circa 90 di bronzo da parte, più lo zainetto però. Eh sì. Secondo me ci può stare, che dici? Sì, stavo leggendo un attimo, Steph. Questa notte non potremo dormire. Ho una brutta notizia per voi. No. Quindi non capivo. Che succede? No. Ok. No. Devo testare un incantesimo magico contro uno zombie. Moriremo. Dobbiamo stare chiusi in casa quando arriva la notte. Ok, quindi. Okay. Mi sembra la cosa migliore. No, meno male che ci ha avvertito, sarebbe stato un problema. Allora, dato che ogni volta mi dimentico, dobbiamo craftare il piccone di copper assolutamente. E direi che ne faccio direttamente 2, così ce l'hai anche tu. Ok, okay, va così bene, sì, almeno sì, siamo a posto. E ci tenevo anche a dirvi una cosa. Mi sembra, dall'utilizzo della spada, che il copper è molto meno resistente del ferro. Quindi per quanto sia forte e tendenzialmente uguale al ferro, in ambito di utilizzi non ci siamo minimamente. Quindi bene ma non benissimo. Vabbè, Steph, è ovvio. È giusto così, si cioè trova di più. Il ferro comunque un po' più pregiato, quindi qualcosa doveva esserci. È molto interessante questa cosa. Allora, io mi sa che mi cambio infatti questi 2 pezzi di armatura perché non mi ha convinto troppo il nuovo esperimento. Cosa sta succedendo secondo te, Steph? Ma da Marci è stato ucciso. Ah, probabilmente per recuperare un po' di vita. Ferre, tranquilla, tranquilla. Lo spero. Credo. Anche se Marci è ancora steso in questo momento. Non lo so. Ok, voleva testare. Ah, ok, vabbè. Divertente, ok. Quindi è tutto a posto. Ferre, quanti cuori di vita hai in questo momento? Allora, 7. Ok, allora mangiatela tu questa. Ok. Così sei messa bene o male come me. A questo punto devo craftare i picconi di copper. Ma non abbiamo del copper cotto. Sai che dobbiamo riniziare a riprendere il carbone? Che lo stiamo finendo? Ah, sì? Sì, vabbè, ne abbiamo quello, ancora un pochino. Però lo troviamo anche in modo molto semplice. Sì, no, io comunque, Fede. Io comunque lo vedo in continuazione. Appena lo rivediamo, continuiamo a prenderlo. Però considera, dai, che adesso io voglio andare in miniera e voglio cercare i lapis. Così magari vendiamo anche quelli entro oggi, sempre a Kendall, e facciamo qualche altro soldino. Mamma mia, che paura di notte. Però almeno andiamo in miniera, che tanto a priori è pericolosa. Sì, quindi diciamo nulla. Che a noi cambierà veramente poco. Allora, mia cara Fede, qui sono tornata a scavare un pochino. Okay. E ho trovato una zona pericolosa, ma interessante. Bene, ok. Quindi teoricamente potremmo sfruttare questa cosa per cercare di ottenere almeno i lapis e magari un altro po' di ferro e qualche altra cosa utile. Guarda. Ok. Capisci? Capisci quanto è pericoloso?
Occhio, Allora, è uno zombie non armato, ok. Perché ogni tanto hanno delle armi particolari. Quindi sì, fai attenzione e non li sottovalutare. Allora, cerchiamo di fare un ponte che è tipo... È caduto? Sì, mamma mia che ansia. Pensa se adesso sbuca uno scheletro che ci spara. Appunto. Io urlo e mi spavento. Ma possiamo dormire? Stanno dormendo? Scusate ragazzi, vi decidete. Ok. Vabbè, deve essere successo qualcosa. Allora, dormi. Sto dormendo. Notte. Beh, io non li ho capiti. Non dormite, poi sì, dormite. Ha scritto letteralmente non dormite e il messaggio dopo è dormite. Forse okay, è attestata nel mentre. Sì, non lo so, Steph, non lo so. Allora, andiamo qua? Sì. Upla! Ah, grazie. Ok. Un po' troppo semplice ma così. Ma Steph, anche questo palesemente citato. Cosa succedono queste cose? Palesemente citato. Che l'hai fatto apposta? Dimmi che non l'hai fatto apposta. Fede, no. Cioè, lo giuri? Fede, non ho fatto. Vedi che non c'è neanche il ponte o altro? Allora, lo devi giurare. Fede, lo giuro. Perfetto. Anche okay, perché c'è la lava sotto. Guarda del ferro, guarda del... Allora, aspetta un attimino. Con calma, Steph. Esatto. Perché qua mi stavo già per buttare. Sai, ti viene quando vedi le cose certo, belle. Certo, io lo faccio sempre poi. Vieni qua, campione. Ti spacco due. Bam. Siamo troppo potenti ormai per gli allora, zombie. Allora, dimmi. Dobbiamo, ecco sì, okay, altri blocchi. Volevo mettere un po' di torce, esatto. C'è uno zombie di quelli forti. Vedi che tipo sbrilluccica? Qua? Dove? Lì in alto. Ah, sì. Occhio quando però, cade allora... Fere, non devi starmi in mezzo. Vabbè, mezzo cuore, pazienza. Dicevo, se lo attiriamo, se lui cade va nella lava e brucia. Potrebbe essere amico, una buona strategia. Oh Fere, li stai tiragli una freccia. Fere, c'è anche uno di quei lupi che ho già killato una volta. Lo vedi lì incastrato? Sì, 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 mamma mia, ma dove vi incastrate? Allora, io posso anche spararlo con una freccia. Dai, ma secondo me non ne vale stare, la pena. Lascialo stare, cioè esatto, non ci sta calcolando, meglio okay, così. Fere, prendi il suo carbone? Sì. Ok, allora, purtroppo io invece speravo sinceramente di trovare qua sia redstone che lapis, ma non ne vedo. Andare lì in fondo mi sembra troppo pericoloso in questo momento. Dovremmo farcelo un bucket anche noi, investire tre di ferro per avere un po' di acqua. Assolutamente sì. Per gestire la lava. Sì, sì. Però a sto punto mi sa che andiamo a vedere cosa c'è lì sopra. Allora, occhio perché può sbucare entrambe le parti. Scendiamo verso il basso? Ok. Sì, 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 okay, vai. Kenda sta scrivendo qualcosa nel mentre. Ma non lo so, Steph. Ha un attimino il tavolo degli di... incantesimi? Ha sbloccato il suo lavoro ufficialmente? No. Che figata. Dicevo che sono un attimino troppo occupata a pensare a quello che ci succede. Bene, ma davvero neanche un minerale? Ma dai, però. Non vediamo l'altra strada. È possibile, però. Eh sì, che è possibile fare sono rari. Però non pensavo così tanto anche i lapis. Ne abbiamo solo 26 per ora. Allora, da quest'altra parte. Ecco perché voleva il lapis. Perché sapeva che stava per sbloccare il tavolo. Ora mi è chiaro. Esatto. Ok. Quanto carbone hai preso per ora? Per c'era uno di ferro qua, non l'abbiamo visto. Non l'ho visto, ti dico la verità. 10 comunque, è pochino. E riesci a prenderne altro? Perché ce n'era qua. Ok, non l'ho visto, ti dico la verità. Sopra la tua testa, guarda che bello. Ci ho proprio fatto caso. Pensavo stessi skippando di proposito. No. No, vedi, questo non mi piace. Questo. No, questo non mi piace, guarda. Però bello, cavolo. Sono curioso. Fatto di ricchezza lì. Dai, ci proviamo almeno. Cioè, se tipo la situazione va male, ce ne andiamo subito. Ok. Siamo troppo messi male, non possiamo essere. In realtà siamo messi molto bene rispetto agli altri. Cioè, voglio un botto di ferro. Fede, c'è un cavolo di lupo che arriva. Allora, ci penso io piano piano, eh. Ok. Purtroppo qua rischiamo solo di colpirci a vicenda, quindi siamo obbligati esatto, a combattere uno alla volta. Cioè, è molto scomodo. Essere in due non è proprio una cosa vabbè, comoda. Però sinceramente preferisco che essere da solo. Pensa all'ansia di essere da solo sì, in questo esatto, momento. Ok. C'è una creatura strana alla destra. Lo vedi? No. No, cosa? Mi ha avvelenato. No, vieni dietro. No, sta. Allora, devo vedere se posso parare i suoi colpi. È una mummia. Ok, che ci fa una mummia. Ok, mi ha avvelenato. Steph? Sta andando malissimo. Sì. E non siamo neanche entrati. Niente, avvelena a priori. Lo devo... E quindi sei rimasto? No, no, neanche ancora. Più o meno metà vita. Ok. Allora, vieni da me. Ok. Fede, qua è veramente pericoloso. Sì. Però guarda che bello. No, è fighissimo sto posto. Guarda che bello. Cobblestone. Steph, lì giù c'è della ferro lava. Da me. Prendilo okay, tu. Così io controllo costantemente che non ci attacchino. Ho visto che verso giù c'era roba fighissima. Infatti preso? Sto facendo il volo qua. Solo uno come sempre. Ok. Anche qui vieni. Vedi che è la strada giusta questa. Ma è ovvio che se fai queste zone ne trovi di più. Ma rischi anche di morire. E anche qua. Aspetta che sto prendo di attenti io. Ok, sta andando benissimo. Più di uno. Almeno due. Ok. È un miracolo. Mamma mia che bello ragazzi. Due di ferro. Ok, okay. Fare questo secondo me. Ok. Non riesco a romperlo.
Quale? Questo scuro o quest'altro? Questo qua bello. Ok, così me lo dà. È molto bello. Secondo me questo lo vendiamo. Li vuoi prendere? Questo secondo me Marci lo vorrebbe. Sì, è che stare a prendere sti blocchi comunque per venderne dovresti prendere tanti e fermarci per questi non lo so. Però secondo me 16 li vendi già bene, Fer, eh? Ok. Sono molto belli e potremmo usarli anche nella zona nostra da fabbro perché comunque sono stupendi. Zombie. Fare occhio, eh? Sì, sì. Zombie normale però, quindi. Ok. Allora, per adesso ne ho preso un pochino. Fer? Ok. Tutto sì, ok? Mi ha dato un colpetto perché faccio schifo a parare, non per altro. Con calma, con calma. Ok, sì, ce l'ho fatta, ma la sono gestita. Allora, riesci a scendere dove sono io? Sì, un attimo. Volevo vedere qui, Steph. Ma devo darti delle cose perché ho l'inventario pieno. Qua c'è tanta bella roba, mannaggia. Allora. Dove sei andato? Sono tornato all'inizio. Ok, arrivo. Mannaggia, quanto stiamo rischiando. Non proprio, Marci. Non proprio. Lapis. Steph, mannaggia, t'ho perso. Ecco, ti aspetta, vedo la tua scritta. Fede, sono proprio all'inizio di dove eravamo. Sì, 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 Steph, è che io mi ero addentrata parecchio, eccoti. Steph, ferro qui sopra, mannaggia, che non me lo prendi? Non l'ho visto. Eccolo. Uno? Sì, sì. Ok, preso. Allora, Fede, tieni un attimo che tanto tu sei messa meglio l'inventario. Tieni questo, tieni questo, sì, tieni questo. Semplicemente perché io mi libero. Tieni le questo, tieni questo. Lo so, sei intelligente e brava. Lo so. Tieni e tieni. Dammi, dammi. Okay. Io ogni volta, ragazzi, deposito tutto nelle casse e mi lascio pochissimo nell'inventario. La prima redstone che prendiamo. Mamma mia. Ce n'è anche altra qua? Occhio dove metti i piedi, ovviamente. Che bello. Che figata, però. Allora, sto lasciando posti. Un po' perdere il carbone, Steph, perché ne ho 45. Ma no, poi... no, no, basta, Fere, per oggi, cioè, stiamo prendendo cose infatti, più importanti. Cioè, infatti mi sto muovendo per cercare qualcosa di un po' più pregiato, anche perché carbone, tanto l'hai visto, troviamo davvero dove ci pare. Risaliamo da qui. Steph, oro. Dov'è? Qui dietro. Prendi, prendi. Prendendo la pietra l'ho trovato. Solo uno? No, no, due. Due, okay, ok, confermo. Non male, solo non male. Due, ma va bene. I primi pezzi di oro. Certe cose si scoprono anche man mano che scavi, ovviamente. 40 in questo momento di questo blocco. Non okay. È poco, eh. Io ne ho 20. Direi che è una bella stack. Considera che se vogliamo fare tutto il piano di sotto di casa nostra sono tipo 80 blocchi. Ok. Però, Steph, abbiamo speso un botto per la legna. Mo' ti tieni la legna, guarda. Vabbè, la legna comunque la riprendi, quindi... La usiamo per il piano di su. Sì. Vediamo, vedi. Vediamo se venderlo, tenerlo. Tu comunque prendine un pochettino e poi vediamo. Tanto però secondo eventualmente... me con questo facciamo rosicare Marci. Quando li vendiamo lo stone cutter glielo mostriamo e vediamo come reagisce. Esatto, così okay. Capiamo se lo possiamo vendere. Esatto, perché in base alla reazione vedi. Potrebbe fargli gola. Strategie. Sì. Business. Allora, Fere, quanto ferro hai? Allora, io ne ho 3. Io di 6. Oro. Ok. Poi ho 45 di carbone, che non è male, e 40 di quegli altri blocchi strani, okay. Quella pietra particolare. Marci, ci siamo. Siamo messi benissimo. Sì, Steph, che bello. Possiamo di sicuro comprarci almeno lo zainetto e sono troppo felice di questa cosa. Sì. Allora, sta arrivando. Vediamo okay. Se quel blocco gli interessa. Io gliene piazzo anche a terra 2. Così lo facciamo proprio... Esatto. Preparati che lo dobbiamo vendere. Passami lo stone cutter perché devo tirarlo fuori all'improvviso. L'hai dato a me? Perché sì, non ho visto tutte le cose che mi ha dato. Ok, ho perfetto. Deve essere un momento improvviso. Vai. Comunque, lapis ne abbiamo fatto 61. Wow. E redstone 22. Ottimo. Non è male, questo. Non è male. Eccomi finalmente. Cosa stavate combinando? Io ho visto gli avanzamenti in chat. Cosa hai combinato? Grandi cose, ma... Siamo andati in una zona pericolosa. Me ne sono accorto, Già. Però... Però abbiamo un blocco interessante per il costruttore. Che abbiamo trovato. È particolarmente bello, diciamolo. Cosa ne bellissimo, pensi? È tipo azzurro. Sapete che questo ci sta benissimo con un sacco di blocchi? Vero? Sì. Noi l'abbiamo visto e ce ne siamo innamorati. Ne è abbastanza difficile da prendere perché guarda quanto si mina. Mamma mia, che è vero. Questo è un piccone di ferro. Però okay. Ne abbiamo tipo 80-90. Allora, va bene, io vi propongo qualcosa. Sono andato okay. In un villaggio sotterraneo, ho trovato cose. Okay. E ho trovato 8. Perché ne ho 6? Ho lasciato 2 pezzi di ferro nell'inventario. Vabbè, ho 8 pezzi di ferro che io non me ne faccio niente. Quindi io ve li do tutti e non è che se me ne faccio. 2 otto. Sono a casa, poi ve li porto. Sono 8. Tantissimi. Io... Complimenti. Io in cambio, se è possibile, vorrei uno stone cutter e poi quello che volete voi. Ah, già subito. Pronto. Era già pronto, blocchi, perché l'ha scritto prima, l'ho già craftato prima. Ah, ecco, ok, grazie. Allora, grazie. A me questi blocchi piacciono tanto e sto pensando di utilizzarli per sotto, bla bla bla, però... Va bene. Comunque ci hai dato un sacco di ferro, okay. Perché ricordiamo che 8 per 3 fa 240 di valore. Porca quindi miseria. 32 di questi blocchi io te li do.
Va bene, grazie, okay. va bene, dai, no, ci posso così, stare. Ci posso stare? Ci posso stare, sì, guarda, ti chiedo solo un'ultima cosa, se possibile. Una piccola accettina in pietra sarebbe gradita. Una accettina in pietra? Sì, ci ha preso per un poveraccio, secondo te? Cioè, io so, ragazzi, io so, che siamo poveri? Io la facciamo in copper, scusa. E la facciamo in copper. La facciamo in copper, allora, che comunque bello. Ci ha dato un sacco di ferro. E gli facciamo anche un piccone. Sì, oh, sì. Che bello. Okay. Io prima ne ho trovato uno di ferro, ma tipo due utilizzi, quindi vabbè, va bene. Okay, che bello, a tutto ora quello sono che le serve, tutto arancione. Eh? Sì, sì, me ne vado a costruire. Ciao a tutti, perfetto. Grazie mille. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao. Abbiamo una buona e una cattiva notizia, Fere. La buona notizia è che ci siamo fatti un sacco di ferro in più. La cattiva notizia è che non abbiamo guadagnato nulla dello stone cutter. Però dai, comunque era giusto così. Ne è valsa la pena. No, comunque ci ha dato... 8 di ferro sono tanti, esatto. Steph. L'hai visto quanta difficoltà stiamo avendo? Cioè, chi meglio di noi lo sa, quindi è giusto così. No, va bene così, però abbiamo delle difficoltà, mettiamola così. Steph, comunque abbiamo i lapis da vendere, dimmi. Lo zainetto. Andiamo a comprarlo. Solo ci dimentichiamo. Sì, andiamo. Guarda che andiamo, poi il loco va via. Hai ragione. E allora, fateci sapere con Sinico, ne pensate di utilizzare questo blocco qua di pietra per la zona, diciamo, di sotto, che ricordatevi sarà tutto il negozio dove noi faremo tutte le fornaci, faremo tutta la zona da fabbro, mentre il piano di sopra sarà casa nostra. Certo. Fateci sapere se vi piace, magari potremo fare anche le pareti di questo lato. Non lo so, è veramente un bel blocco. Le pareti però, Steph, è un po' un problema a toccarle. Facciamo fare a marci. Sì. Cioè, gli diamo i blocchi e gli diciamo fai. Comunque lui, dobbiamo okay. anche stare attenti a non modificare la struttura esterna, sì. Che mi piace molto. Quindi vabbè, ci pensa Marci ovviamente, che è lui, esatto, il costruttore. Allora, vediamo se Loco è ancora qua. Ragazzacci, buongiorno. Ci stava aspettando qua, io stavo andando da Loco e lei ci ha intercettato. Avete trovato i lapis? No. Perché uno dice sì e l'altro dice no? Vedi, 63. Ok, non me ne servono così tanti. A me ne servono tipo 16. Ma quanto me li fate? Visto che ne avete 63, non valgono molto. Non valgono molto, siamo d'accordo. 20 di bronzo. 16. Ok, me li puoi scambiare? Perché io c'ho solo argento, sono ricco. Ma hai la borsellino per farlo? Non ce l'ho. Non l'hai comprato? Ma non hai ancora il borsellino? No, sono tirchio, non lo voglio comprare il borsellino. Allora, mi dia uno d'argento e ne faccio il cambio. Grazie. Ma davvero, ma costa 50 di bronzo. E fa molto comodo. Allora. Ma sapete quante spese ho io? Che devo dare soldi di qua, soldi di là. Oh. Quanto abbiamo detto? Non mi ricordo più. 20. Ok, sì, allora 20. Aspetta che faccio direttamente così. Quindi ti ho ridato 16, mi sono già preso i 20 e ti do i 16. Muchas gracias. Ok, fatto perfetto. Tutto da solo direttamente. Perfetto. Grazie. Quando bene. Vuole comprare una bella armatura rispetto a quella roba da poraci, ci mi stavo sapere. Dimenticando, ragazzi. Se me ne date magari altri 20, vi potrei dare due di questi. Ok. Accettiamo. Dai, sono va buono. Va bene. Li ho trovati, guarda, quindi. Ho smezzato ed è 23, è destino. Grazie mille. 23:17. Ci vediamo, ragazzi. Ciao. Ciao. Signor Loco. Ah, buongiorno. Lo stavo aspettando. Ma lei è sempre seduto in qualche sedia? Sono un po' stanco, ho camminato molto, ho viaggiato tutto. Beh, in effetti, se vai in giro per tutto il mondo ci sta. Certo. Siamo riusciti a malapena a raccimolare i soldi, quindi abbiamo le nostre 3 monetine d'argento. No, era un 4. Era un 4. Com'è? Non lo so, era un 4. Sto scherzando. Ah, mi è sceso un colpo. Porca miseria. Non ho idea di cosa tutto abbiamo fatto oggi. Infatti, per ottenere questi soldi. Siamo finiti in una miniera avvelenati. Guarda, lascia stare. Tenga. Non li voglio più vedere questi soldi. Ma vediamo. Oh, ecco lei il suo zaino. Che bello. L'ha preso la fine. Vieni, Steph, che sennò poi magari... Mi ha rovinato la scena, no? Guarda che non è colpa mia. Ragazzi, io ero ferma. Adesso me lo ridai e io lo do a Steph. Ok, vai, fate quello che volete. Ecco, te, tieni. Ah, perfetto. Bellissimo. Anche un sacco di spazi. Per adesso te lo faccio vedere. No, non lo voglio vedere. No, dai, sta piangendo. Non piangere. Non lo voglio vedere. Dai. Non mi interessa. È tristissimo. Mi hai escluso, non lo voglio vedere. Dai, non fare così, dai. Allora. Aspetta un attimo. Avevi detto che la trappola di bambù costava 32. Esatto. E la pozione di invisibilità 50. Proprio così, bravissimo. Ok, allora, tutte e due cose fare, non possiamo comprarle. Tra le due cose, scegliete? Il bambù è la priorità. Sì, Steph, però cosa te ne fai di una trappola? Fere, la usiamo. Quando? È il potere del bambù, troverò il modo. Tenga. Ecco qua, come spesso, palesemente buttare soldi, ragazzi. Esatto, buttarli come nel gabinetto. Ma non si buttano i soldi, tenga, ecco lei. Allora, stia attento a non passarci sopra. Tenga uno di bronzo come mancia. Oh, grazie. L'ho fatto solo perché così abbiamo 23 di bronzo. Ottimo, allora va bene. Siamo completamente poveri grazie a lei. È stato un piacere, però abbiamo un bellissimo zainetto, quindi apprezziamo. Tornerò con nuovi oggetti sempre più non costosi. Lo faccia, grazie, esatto. Ci svalizza altrimenti.
Arrivederci. Bello fare con voi. Se non la rivediamo, faccia buon viaggio. Bene, abbiamo finito i soldi. Mamma 23 mia. Di bronzo abbiamo davvero. Di nuovo, poveri. Di nuovo. Ma guardalo. Cioè, è potentissimo. È un doppio inventario così. Mamma mia, poi tu che non hai mai spazio. È una figata. È una figata. Ma notavo anche che c'è uno strano spazio alla sinistra, che non so cosa serve. Non so, Steph. Poi c'è una cosa, credo, per mettere in ordine le cose. È fighissimo. Quindi qua adesso mi terrò le ossa in modo tale che non mi può più sgobare quell'infame maledetto. Esatto. Mi tengo la chiave qua, la name tag, tutte le cose un po' più preziose finché non riusciamo a... Ah no, aspetta, avevamo altre 20 monete di bronzo qui. Ah. Non so se le ho sgobate a qualcuno queste 20 monete, la sai? Dici. Forse a Kendall nel cambio. Non ho dubbio. Vabbè, dai, non è niente. Vabbè, allora, Steph, riguardiamo il video. Se i conti non tornano, glieli rendi. Esatto, dai, non esatto. È un problema. Non è un problema, e poi sono solo 20 di bronzo. Sì, ma basta rivedere tutto, non c'è problema. Esattamente. Comunque, per questo video, noi ci fermiamo così. Un sacco di progressi. È stato bellissimo rivedere Locke e fare un sacco di scambi con lui. Veramente ottimi, perché questo zaino è stupendo. Noi ci fermiamo così per questo video della vita in città 2. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, ciao.